che mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi, siamo a posto. Inghilterra. No, Italia. Yes. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi. E rieccoci, ragazzi, rientriamo a fare un tratto di Salerno-Reggio Calabria. L'ultimo pezzo, lasciamo quel di Scilla, eccola là, Scilla. E andiamo a prendere la strada, anzi andiamo a prendere il traghetto. Tanto dovrò informarmi un po', non ho preso ancora il biglietto, quindi arrivo là, prendo il biglietto, salgo sul traghetto e arriveremo in Sicilia, sperando che col nuovo DPCM non mi blocchino da qualche parte. Ecco, la cosa non mi tranquillizza più di tanto vedere tanta polizia in giro, però vabbè, vedremo. Il biglietto fatto, ora stiamo procedendo all'imbarco, credo, spero. Tutto un sacco di camion qua. A dopo, eccoci sulla nave. Traghetto per la Sicilia, qua non è come andare al Giglio che ti legano la moto, quindi resto qua con lei, se no metti che cade, eh. Eccoci qua, sbarcati, siamo in quel di Messina. Devo dire che è molto bella anche Messina come città, eh? Non è male. Facciata sul mare, palazzo del governo. Ed eccoci, ragazzi, qui dalla Sicilia. Sta iniziando l'ascesa verso l'Etna. Non c'era neanche una nuvola, adesso c'è un tempo.
vede un cazzo. Buongiorno. Ciao, peccato la foschia. Peccato che non si vede niente. English? No, Italia. Speak, yes, so and so. We can see anything. Ok, siamo qua in uno dei crateri dell'Etna. Spettacolo, guardate che bello. Eccoci qua sulla vetta dell'Etna. Cioè, non è proprio la vetta, ma è l'ultima, sono le ultime, diciamo, sono i rifugi qua. Che bello. Peccato questa foschia un po' sta andando via, né? Però non è che posso stare qua delle ore a aspettare che vada via la foschia. Ci ritorneremo per vedere l'Etna senza foschia, ragazzi. Adesso andremo a fare, faremo un po' di entroterra siculo. Arrivare alla meta odierna. Ma vedete, intanto qua sono un po' più recenti, sembrano di colate. Sembra un po' più bella come strada questa rispetto a quella che ho fatto venire su. Cioè, sembra, è un po' più bella. Non so quanti versanti ci sono, ma ce ne sono un bel po'. E visto che non ho seguito, un anno fa è passato di recente, qualche giorno fa, il Giro d'Italia, quindi essendo che lo fanno quasi tutti gli anni l'Etna, le strade sicuramente sono ben tenute. Visto che quando passa il giro di solito rifanno anche le strade. Sembra che stiamo andando verso il bel tempo. Finalmente, sono stufo di vedere le nuvole. Davvero bello, bello, davvero. Secondo me senza foschia sicuramente sarebbe stata tutta un'altra cosa. Eccoci ragazzi, siamo dopo Enna. Non so cos'è che bruciano, però o bruciano qualcosa. Aumentare. Bella zona. Un po' noiosette le strade oggi. Pensavo meglio, sinceramente. Sono tutte statali. Che sicuramente ci sarà qualche stradina interna. Oh,
non vorrei perdermi per la Sicilia. Piccola deviazione di dovere, questo, perché era di dovere. Cioè, strada nuova nuova. Speravo di vedere un po' di strade un po' più belle. Un po' più piccoline, strettine, invece niente. Piccola deviazione, perché siccome ci mandiamo spesso a questo paese, non posso non passarci. Ho fatto anche questa strada. Così di solito quando passa il Giro d'Italia, via, asfaltano su tutto. Speriamo che passino presto anche da Bergamo, e più che da Bergamo, dalla strada finalmente, porca, un cartello, cani catti, ragazzi. Non si può non fare la foto a canica. Eccoci, ragazzi. Allora, siamo vicini all'albergo e siamo vicini anche alla Valle dei Tempi. Guardate là sopra. Però magari andrò più tardi, visto che ho appuntamento col proprietario di casa. Comunque qua vicino, un chilometro e mezzo. Un paio di chilometri da qua, quindi. Lascerò giù un po' tutto in al bed and breakfast e poi tornerò qua a fare una perlustrazione. Ma la zona è davvero davvero molto bella, ragazzi. Sto B&B merita un sacco. Magari vi lascerò il link qua in descrizione. Stanza da letto gigante, salotto, mini cucina e bagno. Ma la sorpresa sta fuori. Guardate qua che spettacolo. Bravo. Terrazzino. Compagna del cavallo. Siamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. Ah, inglese. No, no, Italia. Speak yes. Sono so. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi.